Amici del mio viaggio a New York, i miei video li farò con un nuovo smartphone che mi è praticamente l'ho ordinato e mi è arrivato, il Samsung S21. Vediamo di cosa si tratta. E voilà, cercando di non distruggerlo. Bene, eccolo qua. È carino, dai. Vuol dire? Beh, non male, dai. Questo è quello che avevo prima, che l'ho distrutto e mi sembra che bene o male dimensioni sono, non dico idee, un po' più piccolo forse. Dimensioni quasi identiche, devo dire. Poi dice non usare la chiave. Che significa non usare la chiave? Bene, bene. Benissimo. Ci devo mettere adesso la scheda, che la tolgo di qua. Voilà, sono proprio bravo nel fare queste cose. Sono. Trasferiamo tutti i dati. Vediamo cosa succede. Un po' lento. Starting Android. Ok. Adesso bisogna passare tutti i dati da questo a questo. Bene, adesso sto trasferendo i dati dal vecchio al nuovo, sperando che vada abbastanza veloce. Amici, adesso sto aggiornando le varie app tipo Telegram. C'ho anche qui il mio gruppo di Telegram che è molto bello. Siamo già a 3200. Insomma, adesso sto cercando di trasferire tutti i dati qua. Ce la farò. Possiamo anche vedere la differenza qui delle telecamere. Questo è il vecchio e questo è il nuovo. Guardate anche. Qua ci sono queste telecamerine, 1, 2, 3, 4, poi il sensore, qui un po' diverso in quello vecchio, che noterete come l'ho utilizzato, e quello nuovo. Bene amici, il mio smartphone ce l'ho, eccolo qua, mi sembra molto simile a quello vecchio, solamente che questo qua mi sembra più di plastica resistente. Per il resto, sinceramente, non noto grandi differenze, devo essere sincero. Quello vecchio ce l'ho qua, l'ho dovuto cambiare perché, vedete, mi si era rotto. Se forse si vede bene, si era praticamente tutto distrutto, mi era caduto, vedete? Si era tutto qua, questo è quello vecchio, si è lesionato, lo ridò indietro e mi tengo solo questo. L'unica cosa è che questa telecamera che è un po' che fuoriesce un poco più di tanto non mi piace. Avrei preferito che fosse più liscio, però va bene, dai, mi dico che sono abbastanza soddisfatto per il momento. Questa è la mia pagina Facebook, potete osservare. Bene, però i video verranno meglio, sono sicuro.